Gli animali d'affezione non sono solo cani e gatti, ma ci sono anche le pecore, le capre, le anatre, le oche ultimamente trattate. Che cosa avete fatto voi di straordinario, dottoressa? Beh, di straordinario, dai. Vabbè, sì, diciamo così. No, ci hanno portato un'agnella più o meno di qualche mese che è stata morsa da un cane qui sulla schiena. E in pratica, aveva lacerato tutto il muscolo e si vedevano proprio le scapole. Quindi abbiamo dovuto ricostruire il muscolo sottostante e la cute. Tutto qua. Lavoro pesante, lavoraccio. Beh, diciamo che trattare animali anche non rutinari, non da tutti i Ecco. giorni sostanzialmente, non è proprio la cosa più semplice del mondo, però, come dire, se possiamo dare una mano la diamo in ogni modo possibile, a qualsiasi entità vivente Quindi è sostanzialmente, stato un dai. intervento abbastanza delicato. È delicato perché stava molto molto vicino alla colonna vertebrale, ha Sì. fatto grossi grossi danni quel cane, Quindi era quindi praticamente si è salvata per un pelo. per un pelo, ma anche perché aveva un proprietario che ci tiene. Sì, E non è da perché tutti, devo dire la verità. sennò Quindi probabilmente l'avrebbe già macellato sostanzialmente, sì. l'avete ribattezzato ovviamente. Maggiolina, Maggiolina, perché ci faceva pensare a una giustamente. rinascita alla primavera e quindi l'abbiamo ribattezzata Maggiolina. Sì. Oh, in questi casi può diventare animale d'affezione e non da mattatoio in questo caso. Teoricamente sì, infatti ci sto pensando io proprio a casa Perché molti hanno il ad maialino in organizzarmi. casa e Sì, insomma. anche i maialini adesso, prima erano solo animali insomma, da allevamento, da reddito, D'allevamento. adesso sono anche animali Ma hanno bisogno di d'affezione. particolari cure quando sono a casa oppure, cioè, lo spazio Ogni aperto. specie ha le sue necessità, il cane ce n'è alcune, i volatili altre, quindi ognuno ce l'ha Ma il diverso. maialino in casa o la pecora in questo caso di piccola taglia in casa Certo. la possiamo tenere o no? Piccola taglia, maialini sì, perché no? Sono animali molto puliti, ad esempio, maialini. Le pecore magari hanno più necessità di Beh, stare fuori, se avete di una casa stare con il fuori. giardino che ha possibilità di stare Ecco, all'esterno, non assolutamente sì. appartamento, eh? Assolutamente Assolutamente. no. No, appartamento Voi in casa Appartamento avete già sperimentato o no? no. No, ancora no, però no. È prossimamente. pure altri Prossimamente, qua ci sono gli animaletti. animali esotici, mi sembra di Esatto, di chi si occupa capire. lei. E tu invece? No, io ho animali convenzionali. Animali Convenzionali. convenzionali, quindi Animali. vabbè, però l'animale esotico diciamo che è anche un classico. Questi un po' così Sì. da cortile diventano Sono modi, quasi sostanzialmente. una Comunque le persone moda. iniziano a sensibilizzarsi, per esempio a volte succede che dei contadini ci portino anche per esempio delle galline, Sì, che se delle ne occupa la oche, collega, ad esempio, di cui assolutamente sì. se ne occupa Sara e quindi proprio per curarle quando, come tu pensai, forse in altri tempi avrebbero fatto In un un'altra altro modo. fine, no? Certo. Ecco, Oh, quindi qualche sì. consiglio spicciolo da ultimo, come comportarsi in questo caso, oltre a così avere il buon cuore anche in alcuni casi di venire dal veterinario. Ma guardi, sostanzialmente quello che dobbiamo fare è sempre chiedere prima di fare. Cioè, nel senso, prendere informazioni prima di prendere un certo tipo di animale, una volta che è possibile prenderlo, sempre affidarsi a un veterinario di fiducia. Prima di fare qualsiasi cosa, sempre Una chiedere. cosa ovviamente. Noi qui ci occupiamo prevalentemente di animali convenzionali, quindi cani, gatti e animali esotici. O poi ci sono i colleghi che si occupano dei grandi animali, quindi chi di cavalli, chi di Assolutamente vero, sì. animali d'allevamento, eccetera, eccetera. Quindi in quel caso loro sono molto più preparati di noi nell'affrontare Assolutamente. questo tipo Noi di abbiamo gestione, fatto ecco. gestione per Quindi per caso. noi è stata un'urgenza, Ok. però raccomandiamo sempre di sentire i nostri colleghi che si occupano di animali d'allevamento Ma Giulina e come sta eccetera. adesso e dove Sta sta? benissimo, si trova praticamente a Arroio e è tornata nel suo gregge, mangia, beve, sta bene, per fortuna. Sì.